Ciao amici di Polar TV, siamo qui all'ECMA 2012, la fiera del motociclo. Da queste parti si dice che chi ha una moto ha anche una storia da raccontare. Oggi andremo a sentirne qualcuna. Una delle mie moto preferite è la Ural, moto di fabbricazione sovietica impiegata in un ambito militare e poi dopo traslata anche per l'utilizzo civile. Sono moto molto grezze, molto resistenti. La loro caratteristica è quella di avere spesso il sidecar e, come in questo caso, anche un carrello tenda. Siamo nello stand BMW, come ogni anno, uno dei più interessanti e più belli. Secondo voi cosa stanno guardando queste persone alle mie spalle? Come se stessero guardando una donna nuda, pornografia. Per loro in effetti lo è un motore boxer della BMW. È uno spaccato, quindi si può vedere anche all'interno. Come ti senti su questa BMW? È un po' stretta la sella, però è comoda. Ma per te cosa vuol dire andare in moto? La libertà, andare in giro, vedere tutto. Qui abbiamo davanti un esemplare, un classico della BMW, una GS, però versione Adventure. Ha partecipato alla Parigi-Dakar, per cui ha una dotazione particolare. Prima di tutto il serbatoio maggiorato, in grado di contenere più litri di carburante. Queste moto hanno una storia. La BMW cominciò nei primi anni del Novecento costruendo aeroplani. Poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, gli fu impedito di costruire aeroplani da guerra, per cui si buttò sul settore moto e auto. Infatti è rimasto ancora il logo, che è un'elica bianca in campo azzurro che simboleggia il cielo. Altro marchio molto interessante di quest'anno dell'EICMA è Husqvarna, che presenta un sacco di nuovi modelli, sia i classici per la motocross e supermotard, sia anche qualcosa che fa sentire che Husqvarna è entrata a far parte della casa BMW. E poi abbiamo anche la Husqvarna che ha partecipato alla Parigi-Dakar, che è questa. Qui il serbatoio dietro maggiorati, una strumentazione impressionante di bordo e tutte le dotazioni necessarie per passare nel deserto. Nello stand Triumph trovate qualcosa di esagerato, è la Rocket 3 Touring, 2300 centimetri cubici per un peso totale che si aggira attorno ai 395 kg in ordine di marcia, fatto per persone leggerine e per madamigelle. Se vi piacciono le Vespe soprattutto quelle vintage, quelle con le marce per intenderci, potete anche scegliere di prenderne una nuova, che si chiamerà LML Star. In questo stand, molto colorato e molto fantasioso, abbiamo un sacco di vecchie Vespe customizzate in tantissimi modi. Per i motociclisti che scelgono un abbigliamento epico e si ispirano al medioevo per andare in motocicletta, abbiamo anche queste tute da motociclista in versione derivata direttamente da questo, dalle armature medievali. Sono in pochi a conoscere questa moto, in effetti è una moto che si vede poco in giro. È una VRM prodotta orgogliosamente nel territorio bergamasco e ha la particolarità di avere il telaio fatto completamente in fibra di carbonio. Signori e signori, ecco a voi la Brutus, un prototipo di moto però commercializzabile, omologata. Da notare la dimensione delle gomme, soprattutto quella anteriore, dimensione in sé della moto che è pantagruelica. Must per l'EICMA 2012, così come nelle altre edizioni, è lo stand della Ducati. Andiamo a vedere un po' cosa propone di nuovo. Senti, ma com'è questa Hypermotard? Meglio che non lo dica. Perché? Perché ho quella vecchia e personalmente la preferisco, dirò così. La differenza è che questa è stata addolcita e probabilmente resa più fruibile per un pubblico più ampio, mentre quella vecchia era tacciata di essere un po' cattiva, diciamo, però era il suo bello. Come ti sembra questa Hypermotard?
meraviglia, molto bella. Quando sei nervoso, c'è qualcosa che non va, faccio un giro in moto e sono felice. Meglio una BMW o una multistrada? Multistrada, io ho provato multistrada, sono ducatista da una vita, ho un 916 e sto pretendendo a prendere una multistrada adesso. Cambio il tipo di turismo in moto, quindi poi avendo sempre una persona dietro, un peso dietro, diciamo. Chi ha il peso dietro di loro? Certo, sono il peso, la zavorra. Un giorno, magari anche io, un giorno, potrò guidare una di queste moto. Un giorno. Beh, la moto significa anche viaggio. Una delle mete preferite dei motociclisti è chiaramente l'America. Qual è l'itinerario più classico degli Stati Uniti? L'itinerario più famoso in assoluto è chiaramente la Route 66 piuttosto che il Coast to Coast. Sono due strade diverse, generalmente di 15-18 giorni. Qual è la moto migliore per fare questi viaggi? Le moto Harley Davidson sono in assoluto quelle più famose. Negli ultimi anni si è sviluppato anche un forte interesse verso il mercato internazionale e quindi anche BMW, Honda e Triumph fanno parte del pacchetto disponibile con cui fare il viaggio. Costo di un viaggio di questo tipo? Può andare dai 6 ai 10 mila dollari. Se sei un motociclista hai una storia da raccontare. Qual è la tua storia? Lo si può vedere dalla mia maglietta dietro. Negli Stati Uniti in moto con i GoRider, il top. Perché scegliere un Harley? Secondo me è una filosofia di vita, non è una semplice moto, nel senso che è una sensazione di libertà, la possibilità di conoscere migliaia di persone, specialmente se si fanno i raduni, e quindi è veramente un'opportunità, nel mio caso che sono pensionato, tra le varie altre cose, di occupare il tempo in maniera estremamente piacevole. Dentro un padiglione dell'EICMA c'è tutto un reparto riservato al green, cioè a quelle moto che vanno a elettricità, senza motore termico. Com'è questo scooter elettrico? Mi sembra abbastanza potente e anche maneggevole, quindi l'ho trovato abbastanza interessante. Chi ha una moto ha anche una storia da raccontare. Qual è la tua storia? Avevo un Suzuki GSX-R 1000 K5 che è del 2005. La mia storia è che mi hanno rubato dopo 8 mesi. Quindi appunto... Anche a me, anche a me. Colpito anche te? Per chi è appassionato di moto sportive, lo stand MV Agusta è imperdibile. Non solo perché è un marchio 37 volte campione del mondo, ma anche perché rappresenta un po' il design italiano e la qualità nella costruzione di motociclette da alta velocità. Praticamente un mito per chi conosce il genere. All'EICMA 2012 è presente anche Radio DJ che trasmette in diretta. Allora, cosa ci fate qua? Ecco, ci fate voi qua. Noi siamo qui a tutti gli anni. Ormai sono 4-5 anni che facciamo la trasmissione da EICMA, al freddo e al gelo, ma va bene così. E il tuo rapporto con la moto? Pessimo, perché avevo un Malanca testa rossa quando ero ragazzino. Non so neanche se è una moto allucinante, ma non sono un appassionatissimo, sinceramente. Mi dispiace di doverlo dire, quindi non passarla questa, tagliala, non metterla. Mentre io vi saluto e vi do l'appuntamento per l'EICMA 2013 all'anno prossimo, vi lascio in compagnia di questi qui che saltano come grilli sulla motocross. Come sempre, arrivederci a tutti e seguì l'orso. Una delle cose che si vede a tutte le fiere dei motori in generale ne sono le strappone. Come mai ti fai fotografare con le ragazze? Perché non sono ricchione. Vi sentite un po' mercificate? No, dai. Donne e motori? Ci vuole la donna, sì. Ecco, che hai di privilegio, come se fosse per lei, Antani. Dei privilegi? Sì, sicuramente. Sì. Segui l'orso. Segui l'orso. Segui l'orso. Bravo. Polar. Ah, per quello, certo.